Gli acciaio e carne si sono scontrati, ma non vedo cadaveri. Qualcosa di enorme è passato di qui. Si volgono alla terra quando muoiono, tornano alle origini. Qualcuno ha scavato una buca per rompere una ruota del carro. Era un'imboscata. Questo carro porta il sigillo di Aghir. Se il calderone di Aghir è ciò che stavano trascinando, deve essere davvero grande. La scia di distruzione conduce a quell'enorme radice. Una bestia sventrata, opera degli Jotun. Ma perché prenderne gli organi? Hanno sventrato quella creatura e ne hanno usato le viscere per un rituale. I ladri devono aver occultato il bottino con la magia. Quanto del grande Jotun Skrymir cadde qui tempo fa. Forse il bottino è nascosto al suo interno. Muschio dappertutto. È difficile immaginare che una mano abitasse questo luogo. L'area è chiusa. Il calderone è scomparso. Ma come lo hanno portato qui dentro? Questa apertura prima non c'era. Difficile distinguere la realtà dall'illusione qui.
Devo riuscire a raggiungerlo. Abitano in questa caverna. Sono caduti in basso per vivere in un posto così squallido. A quanto pare i suoi figli si nascosero qui e attesero l'occasione per riprenderlo. Si è rimpicciolito. Inizio a prenderci la mano con queste illusioni. Con questo calderone dovrei ingraziarmi su Dungra. Potrei già andare a Utgard, ma con un dono per Gunlod avrò più possibilità di ottenere l'idromele.